con due esercizi. Partiamo dal primo. Allora, noi abbiamo proprio questa arrays e poi abbiamo questa cosa da stampare. Quindi ora magari fermate il video, cercate un po' di capire cosa potrebbe uscirne. Ovviamente non ricopiate tutto nella vostra console, cercate di capirlo un po' a mente. Ok, io adesso andrò a risolverlo. Intanto abbiamo quindi questo arrays, questa variabile, quindi lettere, dove abbiamo questo arrays? Abbiamo sei elementi, abbiamo proprio queste sei lettere dalla A alla G. Poi dobbiamo andare a stampare quindi questo console log dove abbiamo le nostre lettere. E poi qua dentro parentesi quadra abbiamo questa cosa. Abbiamo intanto lettere.length, quindi che ci dà la lunghezza dei nostri elementi, che in questo caso è 6. Quindi abbiamo 6 meno 1. 6 meno 1 fa 5, esatto. Allora qua accediamo all'indice 5 delle nostre lettere. Ricordiamo che l'indice comincia a 0, quindi abbiamo 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Allora il risultato dovrebbe essere la G. Vediamo. Copiamo qua. Ok. E poi abbiamo questo. Vediamo. Ok, perfetto. Ci ha stampato proprio la G, perché è quella con l'indice 5 nelle nostre lettere. Anzi, noi magari dovevamo andare a stampare questa cosa qua, è un po' più corretto da stampare, e vabbè, il risultato è sempre lo stesso, non c'è problema. Ok, adesso c'è l'altro esercizio, che è questo qua, lo vado a commentare fuori. Allora, abbiamo questo variabile social. In questa variabile social abbiamo dei arrays dentro a un array, quindi sono nested, come si dice. Allora, ne abbiamo praticamente tre dentro a uno più grande. Nel primo due abbiamo quindi Facebook e Instagram, poi il secondo array c'è WhatsApp e Telegram, e il terzo TikTok e Snapchat. Allora, il primo intanto dobbiamo andare a stampare social, poi abbiamo indice 1, indice 1. Voi provate a capire che cosa risulta. Io adesso andrò a spiegarlo un attimo. Ok, che cosa è allora? Praticamente noi cerchiamo di accedere al social, quindi a questo qua, e poi cerchiamo di accedere a 1. A che cosa equivale questo 1? Questo 1 equivale qua dentro, perché questi qua è come se fossero tre elementi. Quindi questo è l'elemento con indice 0. Questo qua è quello con indice 1 e questo qua sotto è quello con indice 2. Quindi noi, vedete, sono 3, questo è quello 0, 1, 2. Quindi noi intanto cerchiamo di accedere a quello con indice 1, che sarebbe questo. E poi quando siamo qua dentro cerchiamo di accedere di nuovo a quello con l'indice 1, che in questo caso sarebbe Telegram. Andiamo a vedere un attimo. Andiamo a copiare questo. Ok, vedete che ci restituisce, anzi va a stampare Telegram. Perfetto. Quindi adesso che questo è fatto, cercate di capire a che cosa equivale il secondo. Ok, io adesso andrò a dirlo. Come abbiamo detto, questo qua, quindi il 2, equivale a questo array, all'ultimo. E poi cerchiamo di accedere all'indice 0. Quindi dell'ultimo, chi è che ha l'indice 0? Ovviamente è il primo, che sarebbe TikTok. Andiamo a vedere, facciamo la stessa cosa qua. Ok, vedete che va a stampare proprio TikTok. Quindi questo ci fa vedere un po' come possiamo accedere ai nostri array che sono dentro pure ad altri array. Ovviamente potevamo fare anche una cosa simile, potevamo anche creare altri array dentro ad altri ancora, eccetera, eccetera.